giri di pasta dal centro storico alla collina del Vomero. È un giro collinare. Sì, assolutamente sì. Speriamo che riusciamo ad ampliarci nell'arco di un annetto a livello nazionale, come diciamo, da progetto. Oh, speriamo bene, voglio dire. Per ora le location sono due, vi invitiamo naturalmente anche a venirci a trovare via di Tribunale, il nostro primo food store, ma questo riteniamo sia veramente il fiore all'occhiello per ora. La location del Vomero è veramente fantastica. Cosa hanno i vostri giri di pasta rispetto ad altre situazioni similari? Qual è la caratteristica principale? Ma secondo me sono gli ingredienti, fondamentalmente noi utilizziamo gli ingredienti di prima scelta, pasta gragnano, maiale nero casertano, la provola comunque di Cilento. Sono tutti gusti. Diciamo che il nostro è un prodotto differente rispetto alla classica frittata che si trova a spicchi nelle vetrine calde. Nome, come nasce? Il nome nasce dalla moglie, più che altro. Lunga storia. Fondamentalmente. All'inizio doveva essere spicchi, poi invece abbiamo capito che spicchi non erano effettivamente quello che volevamo fare noi, ma erano proprio dei giri, quindi un cerchio takeaway comodo da portare, cliente sano e insomma 14 cm, bello abbondante. Quante tipologie di frittatine presentate al pubblico? 15. Sì, sono 15, accontentiamo anche vegetariani, vegani, celiaci, insomma tutti. Abbiamo riscontrato un ottimo successo il primo anno, quindi speriamo di andare avanti così. Apertura al pubblico? Qui al Vomero dalle 11 del mattino fino a mezzanotte, giorni diciamo da lunedì al giovedì, sabato e domenica faccio fino alle 2. Allora che sia un giro di pasta da questa sera in poi. Magari, ci aspettiamo. Sì.